Pomeriggio ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, mi vedete qui nel soggiorno perché sono da sola e sono appena tornata dal fare la spesa. Sono andata a fare un po' di spesa settimanale, mi mancavano delle cosine, anche a livello di verdura, qualcosina da dispensa, quindi ne ho approfittato e voglio portarvi appunto la spesa nel canale, tanto che non vedete uno svuota la spesa, quindi ho detto perché no. Mi vedete da sola in questo momento perché Chicco e Gianluca sono dal barbiere. Chicco doveva tagliare assolutamente i capelli, è un po' che manchiamo anche dai nonni a Lecce, quindi non siamo riusciti a fargli fare un taglio recente e stavano diventando veramente lunghi, quindi anche per avere un parrucchiere, ecco, un barbiere di fiducia qui in città, sono andati loro dal mio di parrucchiere, quindi vedremo, mi fanno una sorpresa. Io spero che Gianluca riprende qualcosina perché gli ho chiesto di riprendervi qualcosa in modo da farvi vedere il taglio di Chicco. Comunque ragazze, non ci perdiamo in chiacchiere, sto iniziando a sentire caldo, mi vedete? Sì, bella vestita pesante perché non so voi ragazze, ma fa un freddo. Oggi è venerdì 23 febbraio, è il compleanno di mio cognato, tantissimi auguri Robby, un bacione grandissimo e soprattutto è un compleanno speciale perché è il primo compleanno da papà. Ebbene sì, mia sorella ha un bimbo, è nato il piccolo Brando, quindi mando un bacione grandissimo e un cuore enorme al mio nipotino e tantissimi auguri a mio cognato Roberto, buon compleanno da parte mia e di tutte le mie follower, sicuramente insomma avranno piacere a condividere il tuo compleanno con noi. E nulla ragazzi, allora voglio passare subito a far vedere la spesa. Ho speso in totale 54 euro più o meno. Vedete due scontrini perché ho fatto in questo modo. Sono entrata a fare prima la spesa completa, poi ho passato tutto in macchina, visto che il parcheggio comunque è vicinissimo al supermercato ed è bello ampio, e poi sono entrata a prendere i congelati, sempre per la mia mania di tenere tutto organizzato, tutto preciso. Non mi piace accatastare tutta la spesa, surgelati, cose da dispensa, frutta e verdura, non mi piace. Ho il mio ordine, la mia malattia mentale quando vado a fare la spesa, quindi ho preferito fare così. Qui ci sono due belle buste piene, i congelati in questo momento li tengo nel freezer, poi li prendiamo alla fine e ve li faccio vedere. Questa volta sono andata al PAM, ragazze, mi sto dividendo, ecco, in base alle offerte, un po' vado alla Lidl, un po' all'Eurospin, anche se all'Eurospin sono pochi i prodotti che compro sempre, che so insomma che sono buoni e che consumiamo. Questa volta sono andata al PAM perché c'erano veramente tantissime offerte, dovevo prendere un bel po' di cosine, quindi assolutamente ci tengo a farvi vedere cosa ho acquistato. Sto parlando del volantino che attualmente trovate al PAM fino alla settimana prossima, penso, sì, se non mi sbaglio, sì. Vi faccio vedere gli scontrini così magari potete farvi un fermo immagine e vedere bene i prezzi. Questo è il primo, no, il secondo scontrino da 22,92 euro, qui ci sono i congelati soltanto, e questo invece è tutto lo scontrino dell'intera spesa per un totale di 31,89 euro. Ok, passiamo subito a vedere la spesa. Ragazze, vado random perché è tutto a caso nelle buste. Allora, come prima cosa, per quanto riguarda la carne, avevo già qualcosina ancora da macelleria, però per avere qualcosa anche di veloce, di pratico la sera da fare al volo quando mi dimentico di preparare, ecco, in anticipo, ho voluto prendere tre confezioni di hamburger, questi qui Amadori, e sono gusto delicato con carne di pollo. Ne ho presi tre e venivano 1,59 euro la confezione, c'erano anche al tacchino o semplicemente hamburger di bovino, però ho voluto prendere questi di pollo perché a parte li mangia anche Chicco, anche quelli insomma di bovino li mangia anche lui, però preferisco a volte cambiare anche un pochino e prendere o pollo o tacchino. Gli metto una sottiletta semplicemente così in padella con un filo d'olio e li mangia. Ne ho prese tre perché ovviamente ragazze queste o le consumiamo in questi giorni oppure li vado a congelare. Poi, per quanto riguarda, passiamo sì a frutta e verdura che ce l'ho qui a portata di mano. Avevo terminato tutte le cipolle, pensavo fosse cipolla bianca, poi mi sono accorta che era il sacchettino di scalogno, questo bianco. All'interno ci sono, vediamo un attimo, ci sono mezzo chilo di scalogno. Li ho voluti prendere ragazze perché lo scalogno, a parte che è più dolce, poi erano piccolini piccolini nella retina, io li metto appesi qui all'aria vicino insomma alla colonna della cucina, e ne ho preso un sacchettino per 1,19 euro. Ovviamente se non vado a consumarli tutti, io a volte faccio in questo modo, ecco, compro il sacchettino e una parte la vado semplicemente a tagliare, a fare pezzettini e la vado a congelare in modo da tenere la cipolla pronta per le varie preparazioni.
limoni, poi una tristissima bustina di valeriana, questa sempre a marchio FAM, era in offerta ad 89 centesimi, ne ho presa una ragazze perché la scadenza è il 29 di febbraio, poi considerate che l'insalata classicamente, questa qui insomma in busta, la consumo soltanto io, ecco, in grande quantità, ma solo per una questione di sapore, perché a me piace proprio l'insalata, qualunque tipo, però ogni tanto insomma preferisco prendere quella fresca, non sempre questa in busta. Ovviamente ragazzi, questa è pratica, la apri, la lavi, è pronta rispetto a quella da lavare, quindi per quello una busta, al massimo due, non le faccio mai mancare. Ne ho presa una perché ho ancora una di rucola in frigorifero, quindi ne ho presa soltanto una. Poi per quanto riguarda la verdura, ho preso qualcosina in più. L'unica cosa di frutta, ho preso questo caschetto di banane, erano in offerta ad 1,09 euro, e considerate che sono 800 grammi di banane, perché sono un pochino più mature, ecco, non proprio del tutto mature, però sono all'interno 7 banane. E considerate ragazze che ultimamente sia io che Gianluca al lavoro come spuntino stiamo alternando, quando lo yogurt, quando prendiamo la frutta, quando ci portiamo, non lo so, un pacchetto di crackers. Questa settimana ho preso le banane e poi ho preso anche qualche clementina con foglia. Diciamo che mi hanno un po' deluso, ecco, il reparto del PAM per quanto riguarda frutta e verdura è bellissimo. E guardate un po' chi ha suonato, Chicco, fai vedere il taglio, vediamo. Guardate come si è fatti i capelli a spazzolina. Sei bellissimo. Sei contento? Facciamo vedere i calzini. Chi è questo? Come si chiama questo? Gatto Silvestro. Bravissimo. E facciamo vedere la spesa insieme. Mi sì, aiuti? Mi tocco un po'. Ok, va bene. Ovviamente c'è anche Gianluca che si sta spogliando. Quindi vi dicevo ragazze, per quanto riguarda il reparto frutta e verdura al PAM, sono sempre molto contenta perché la scelta è veramente vasta. L'unica cosa, questa volta insomma la frutta lasciava un po' a desiderare, non c'era granché. Infatti volevo prendergli anche le fragole, però ancora non c'erano e mi è dispiaciuto un pochino, però non importa, insomma per questa settimana andremo di banane e clementine. Papà, vuoi salutare? C'è Gianluca che va con fare sospetto dietro al divano per non passare davanti alla camera. Ah, ma è bellissimo, papà, bravo che mi hai portato tutti ieri i capelli. Sì, è bellissimo. Quattro parrucchieri e... la prima, ma 3 alle 5 e 1 alle 6. Ah, meno male che una era già aperta. Enzo, il barbiere, il parrucchiere della mamma, numero 1. Poi ragazzi, allora, per quanto riguarda le clementine, ne ho prese 600 grammi, all'incirca 8 clementine, sono le ho pagate 1,02 euro, così ce le consumiamo insomma in settimana. Poi sempre per quanto riguarda la verdura, non può mai mancare una vaschetta di carote. Ho preso questa qui da 1 chilo. Sentiti mamma, da 1 chilo pagata 1,79 euro, perché chi è che si mangia sempre le carote? Vieni qua, dove va? Io. Tu. E le mangiamo sempre in famiglia, le consumiamo per la maggior parte ragazze crude, lo sapete, le vado semplicemente a lavare, a pelare e faccio il pinzimonio con la salsa di soia e sono buonissime. E a lui piacciono tanto, vero? A te piacciono crude o cotte le carote? Crude. Crude, anche alla mamma, perfetto. Poi, che cosa abbiamo preso più? Ho preso giusto 4 melanzane lunghe, quelle nere, ragazze, da fare alla griglia per Gianluca, perché lui impazzisce per le melanzane. Io non ne vado proprio, ecco, golosa, però le mangio ogni tanto. Ovviamente, se mamma fa la parmigiana, me la mangio tranquillamente. Però, ecco, se dipendesse solo da me, io non è che ne consumo tantissime. Dopo mamma, dopo. E queste qui le ho pagate 1,58 euro e sono 600 grammi, considerate venivano 2,59 euro il chilo, quindi non sono nemmeno un chilo. Poi, ultima cosa, aspettiamone, vediamo, facciamo vedere l'ultima cosa di verdura. E ho preso questo qui, i pomodorini, un sacchettino di pomodorini. Volevo prenderli in vaschetta, c'era la confezione da mezzo chilo a 1,49 euro, però ragazze non mi piacevano, erano troppo grandi. Già i pomodorini, ancora non è stagione, quindi sanno veramente di poco, però lui li mangia tantissimo, è vero mamma? Gli piacciono tanto, quindi io li ho voluti comprare. Io ho preso quelli sfusi, 300 grammi di pomodorini ciliegini, 1,04 euro. E per quanto riguarda frutta e verdura, ragazze, vi ho fatto vedere tutto. Tu che cosa volevi far vedere? Poi ho preso, ragazze, 4 confezioni di wurstel di tacchino e pollo, sempre marchio PAM, 59 centesimi il pacchettino. Ho preso questi semplicemente perché avevano la scadenza più lunga. Questi scadono il 24 maggio, due pacchetti, altri due invece il 9 di giugno. Noi non ne consumiamo tantissimi, anche perché insomma il wurstel non è proprio il top dell'alimento, però ogni tanto il sabato sera su una pizza, ecco, li taglio
oppure lui li mangia in padella con la sottiletta, quindi non li faccio mai mancare. Poi, passami le cose, vai! Sempre reparto frigo, ho preso due confezioni di grandiraghi grattugiato, 100% latte italiano, e venivano 1,49 euro la busta, considerate sono 100 grammi, quindi secondo me, insomma, un buon prezzo, considerando che in casa abbiamo due topolini che mangiano solo formaggio, quindi assolutamente sì. Sempre per quanto riguarda questo bimbo e il bimbo quello più grande, una confezione di sottilette, queste qui, le fettine della Kraft, le classiche, 14 fette in offerta a 1,89 euro. La scadenza è bella lunga, a giugno, e queste ragazze pure non le faccio mai mancare, perché lui o me le mangia così, come spuntino, oppure con gli spinaci, sciolta sulla carne, vero mamma? Gli piacciono un sacco, quindi ne ho preso un pacchettino. Che io morisco! No, morisco, io muoio perché sono buone, morisco. Vabbè, lo perdoniamo, lo perdoniamo. Poi, dopo dobbiamo dire una cosa importante. Poi, finiamo la prima busta, sì, così, metto un pochino di cosine nel frigo e continuiamo. Erano in offerta i flauti, c'erano questi al latte, alla stracciatella o al cioccolato, ad 1,59 euro. La scadenza, ragazze, è a fine aprile, 21 aprile. Aspetta mamma, aspetta, però ne ho preso soltanto una confezione perché le mangia lui queste classiche merendine, noi ogni tanto, ma non è che ne consumiamo, e lui la porta a scuola oppure la mangia a casa, vero mamma? E questo però andava in offerta con l'app promo, insomma, di IPAM, quindi dovete scaricare l'app sul telefono e attivare gli sconti tramite il QR code, oltre la carta fedeltà, quindi c'erano alcune offertine riservate solamente a chi ha WhatsApp, quindi le offerte di IPAM sul cellulare. Allora ragazze, vi faccio vedere questo, poi metto un po' di cosine a posto e torno subito. Allora, poi ho voluto prendere nel reparto frigo per la prima volta le chicche di patate, queste del marchio Patagnocco. Patagnocco mamma, come ieri Simone Pepiniello. Ieri ragazzi stavamo guardando Simone, il cartone animato, e scherzavamo imitando le voci di Simone, dicevamo che il fratellino non si chiama Gaspare ma si chiama Pepiniello. Comunque, a parte questo, ho preso due confezioni di queste chicche, sono da mezzo chilo, le ho pagate 1,29 euro l'una. Queste pure sono buone ragazze, perché gli gnocchetti gli piacciono tanto, li faccio la classica sorrentina oppure col pesto e li consumiamo. Torniamo subito che metto qualcosina a posto e sono da voi. Bacino. Un bacino. Mamma, ma quanto sei bello con questi capelli. Ok, continuiamo la spesa. Dimmi. Sì, va bene, va bene. Abbiamo messo l'addetto a sistemare la spesa. Saluta addetto. L'addetto mamma, noi invece siamo quelli importanti. Guarda mamma che formato di pasta ti ho preso. Gli gnocchetti. Allora ragazzi, ho preso due, sì, noi le chiamiamo lumachine, però sono due pacchi di pasta, il formato gnocchi della Divella, che è il preferito di Francesco. Noi le chiamiamo le lumachine perché effettivamente hanno questo guscio tipo lumachina, o almeno io da piccola le ho sempre chiamate lumachine. Questi gli piacciono un sacco, venivano 79 centesimi, ne ho prese giusto due confezioni, perché altra pasta ce l'ho in casa, quindi ho preso solo questo formato per questo morsillino piccolino. Poi un'altra cosa di cui Francesco va proprio ghiotto ed è il salamino, che imbazzisco, impazzisce da mangiare, da mangiare, gli piace tanto. Ho preso il negronetto, sono 75 grammi, 1,99 euro, diciamo il prezzo è un po' alto ragazzi, di solito lo trovo della Negroni anche a 1,79 euro, però visto che comunque è buono come salame, mi piace il sapore, poi ha pochissimo pepe rispetto agli altri tipi di salamini, questi già affettati, e quindi glielo ho voluto prendere. Ovviamente ragazzi, queste cose che vedete, brust, il salame, io gliele do sempre in maniera scansionata nel tempo, ecco, non ne fa brust. Mamma, quindi stasera mi fai il brust? Vuoi presto stasera? Sì, mo vediamo. Un pacchetto intero. Con la sottiletta? Sì, con la sottiletta. Va bene, quanto sei bello. Poi ragazzi, vi faccio vedere, passami le altre cose, vediamo. Ho preso per la prima volta, ragazzi, ho voluto provare questo tris di piselli finissimi in lattina. Sono del marchio Bonduel, venivano 1,99 euro, sono 160 grammi di pisellini. Io di solito acquisto quelli della Findus perché per me i pisellini primavera sono i migliori rispetto a tanti altri marchi. L'unica cosa è che ci vuole sempre tempo, ecco, a cuocerli, visto che ogni tanto glieli propongo con il prosciutto o magari con la pasta, vero mamma? Ho preferito prendere questi per provare a
farli, ecco, per vedere se sono comunque morbidi. Comunque Bonduelle è un marchio che acquisto spesso e gliel'ho voluti prendere. Erano in offerta sempre con la promo di WhatsApp e li ho acquistati. Poi in offerta sempre a marchio PAM il pesto. Il pesto, ragazzi, alla genovese, però io prendo sempre quello senza aglio. Lo so che non è il classico, insomma, il più buono è quello con l'aglio, però noi preferiamo questo qui, altrimenti ci rimane sullo stomaco, vero mamma? L'aglio poi è pesante, un topolino non se lo mangia, quindi prendo questo senza aglio perché anche a lui piace tanto il pesto. E io da poco ho iniziato a mangiarlo, ragazze, perché da poco mi piace il sapore del pecorino nel pesto. Ecco, questo non voglio dire che mangio i formaggi, perché no, continuo a non mangiarli, a parte la mozzarella. Però nel pesto il pecorino mi piace, quindi ogni tanto questo, un barattolino di pesto, ragazzi, uno o due nel frigo, io ce l'ho sempre perché è un salvacina, come la piadina, come la piadina. Poi, infine, ho voluto prendere da frigo, abbiamo finito mamma, solo un'altra cosa, da frigo ho voluto prendere del marchio Semplici e Buoni, e questo marchio è ottimo, ragazze, ho provato anche gli affettati in vaschetta di questo marchio e sono veramente buoni, e ho preso questa volta due yogurt, uno con cereali e fibre e l'altro con kiwi e fibre, e crusca. Li ho voluti prendere sempre per il discorso che vi dicevo prima, portiamo lo yogurt al lavoro, quando il frutto, insomma, quando il crackers, e lo alterniamo, e ne ho presi giusto 4 perché ne ho ancora altri 4 in frigo e la scadenza è il 24 di marzo. Considerate che 2 li ho pagati 99 centesimi, quindi un prezzo più che onesto. Infine ho preso il galbanino, ragazzi, questo qui era in super offerta con WhatsApp, di insomma col codice sconto tramite WhatsApp del PAM. Questo qui è il classico galbanino della Galbani e veniva 2,39 euro, 270 grammi, quindi era anche il formato medio, non proprio il piccolo, e l'ho voluto prendere. Ora metto a posto anche questo e poi vi facciamo vedere che cosa i congelati. Ma se non ti abbassi non ti vedo. I congelati, eccoci qua. Allora, abbiamo sistemato la spesa, abbiamo preso i congelati. Bravissimo. Allora ragazzi, ho preso diversi prodottini congelati, qualcosina era veramente in offerta, mentre soltanto una cosa il prezzo era un pochino alto, però poi vi spiego se sto guardando. Ho voluto provare sempre a marchio PAM questo preparato Mare e Monti, all'interno ci sono insomma vari frutti di mare, vongola, gamberetti, poppa di granchio, e poi c'erano questi funghi enormi a fettine, e l'ho voluto prendere, sono 300 grammi di prodotto e l'ho pagato 2,39 euro, quindi un buon prezzo, magari una sera ci facciamo uno spaghetto, ecco, con questo preparato. Poi ho preso una confezione di ciuffetti di spinaci primavera della Findus, queste ragazze le ho pagati 2,99 euro, però considerate che sono 800 grammi, e per quanto riguarda gli spinaci cerco sempre di prendere questi qui o della Findus o della Orogel, o perché comunque ragazze sono i migliori. Ecco, ho provato anche quelli dell'Eurospin, della Lidl, però a volte mi capitano le foglie macchiate oppure qualche gambetto, ecco, dello spinacio. Invece in questi qui Findus, devo essere sincera, ho sempre trovato solo foglioline e sì, sono veramente buoni. Sono foglioline di spinaci, mamma, no, di basilico. E gli piacciono poi tanto, ci faccio la frittatina, li mangio semplicemente con il burro, con la sottiletta, quindi questi sono veramente un ottimo prodotto. Poi in super promozione c'erano le cotolette, le spinacine, quelle classiche della Aia, all'interno ce ne sono 3, sono pollo e spinaci. Queste qui, ragazzi, le ho pagate 1,89 euro, se ne potevano prendere fino a 6 pacchettini, ne ho presi 3 perché questi sono un salvacena, noi non consumiamo tanti prodotti prefritti, già preconfezionati. Va bene, ma tutta stasera ci dobbiamo mangiare. Non consumiamo tanti prodotti di questi confezionati, però questo qui, di solito Aia è il marchio che compro. Oltre alle spinacine, anche le cotolette, quelle classiche, sempre o Aia o Amadori, assolutamente ne volete prendere 3 confezioni da tenere, insomma, per le emergenze, che sono sempre tutte le sere. Poi c'erano in offerta del marchio La Valle degli Orti i bastoncini, questi qui di verdure, questi sono ottimi, ragazzi, glieli voglio riproporre a Chicco perché tempo fa no. Però voglio riproporglieli in modo da vedere se gli piacciono. All'interno ci sono patate, piselli, carote e questo formaggio l'edam, che alla fine è veramente inesistente, non si sente, a parte la purea della patata. Ne ho prese 2 confezioni, all'interno ci sono, se non ricordo male, sono o 10 o 12 bastoncini, comunque 300 grammi di prodotto ad 1,79 euro a pacchetto. E poi abbiamo preso ancora, sì,
gli ultimi due prodotti, crocchette di patate classiche, queste crocchettine ne le ho pagate 99 centesimi, sono 450 grammi di crocchette di patate, queste da spizzicare magari anche il sabato sera con la pizza. E infine un'altra verdura che non può mai mancare insieme agli spinaci, ragazzi, sono i broccoli, perché il Chicco impazzisce per gli spinaci, i broccoli, le carote, gli piacciono tantissimo queste verdure, quindi cerco di non farle mai mancare. E questi sono i soffritti di broccoli del marchio PAM, una busta da 450 grammi, l'ho pagata 1,89 euro, quindi veramente un ottimo prezzo. E nulla ragazzi, questa è stata tutta la spesa. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi siete andati da PAM in questa settimana, se ci andrete, le offerte che ci sono e se appunto vi piace la spesa che ho fatto. Datemi qualche consiglio, magari anche se volete che vado a fare la spesa in qualche altro supermercato, perché no, mi fate sapere nei commenti se preferite magari uno svuota la spesa Eurospin, Lidl, qualunque marchio, insomma lo proviamo insieme. E tu vuoi dire qualcosa alle ragazze? Chi vuoi dire? Così possiamo... Ciao! Continuare. Ciao! E guardate quanto è bello questo capello, basta la testa, ma... Ah, ragazzi, vi dobbiamo dire una cosa importante, vero? Un piccolino qui ha tagliato un dentino, sta uscendo un molare, vero mamma? E tu lo senti il dentino? E come mi hai detto l'altra mattina? Hai detto, mamma, lo sento, è un... Miracolo! E nulla ragazze, noi vi mandiamo un bacio grandissimo. Ok mamma, non c'è bisogno. Ragazze, vi mandiamo un bacione grandissimo. Come sempre, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate tanti commenti, perché noi ve li leggiamo sempre e vi lasciamo i cuoricini. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.